Ciao e benvenuti sul canale YouTube di Giochi sul nostro tavolo. Oggi procederò col disinscatolamento di The Ripper, un gioco edito dalla Move the Game nel 2017. Ecco, come vedete, qui c'è il titolo, l'illustrazione principale, una morte che gioca a dadi e col tempo sullo sfondo di un cimitero. L'autore ideatore Frank Turrini, edizioni Move the Game. Andiamo a cercare le classiche icone sulla scatola. Sui bordi c'è soltanto il titolo, lo vediamo sul retro. Allora, sul retro troviamo intanto un'edizione bilingue, italiano-inglese. La tua aggiunta è no, forse non è la tua. Ecco qua le icone che dicevo. 30-45 minuti la durata, 3-5 i giocatori, 14 più l'età. Un'utile indicazione per gli imbustatori seriali sono 70 carte di misure 41-63 mm, quindi un po' più piccole del formato poker. Le indicazioni dell'editore, illustrazioni di Francesca Urbinati, prima edizione italiano-inglese. Le parole del tristo mietitore sono sorprendenti. Uno di voi non compare sulla lista dei passeggeri di quest'ultimo viaggio. Nemmeno la morte è infallibile e non ricorda chi di voi sia di troppo. Nasce così l'idea di un macabro gioco, il cui premio sarà quanto di più prezioso si possa immaginare: tornare in vita. The Ripper è un'eccitante sfida dadi per la salvezza, di cui da 3 a 5 giocatori affrontano diaboliche prove concepite dal mietitore. I poteri in possesso dei giocatori permettono di piegare il fatto alla propria volontà, mantenendo l'esito della sfida costantemente in bilico tra la vita e la morte. Andiamo a controllare il contenuto della scatola. La scatola è già senza cellophane perché è una copia di review e l'editore di sicuro ha provveduto al timbro all'interno del coperchio. Allora, qui abbiamo un tabellone, segnapunti, immagino, più altre cose. Qui abbiamo un'altra plancia in cui si vede un tracciato e degli alloggiamenti per le carte. Un regolamento bilingue anche questo. Ok, qui c'è il setup e alcune pagine di regole. Ovviamente sono il doppio perché sono in due lingue. La spiegazione delle carte. Qui abbiamo le fustelle. Un po' di gettoni si sono già staccati. Le bustine richiudibili per porre tutto in ordine. Segnalini vari. Ecco qua le carte piccole che ci aspettavamo da quanto letto sul retro, i gettoni già staccati, finiamo di staccare anche questi, così poi posso buttare la fustella. Qui c'è una mano scheletrica, qui una plancetta e la fustella la salutiamo. Apriamo il mazzetto delle carte, che ha la linguetta che ci aiuta, salvo poi rompersi. Sono delle carte con il dorso la pietra tombale, vari colori. Qui c'è una mano della morte che gioca a dadi, la clessidra, insomma tutto quello che avevamo già visto in copertina in qualche modo. Andiamo a vedere in dettaglio cosa sono questi materiali. Allora, qua abbiamo 13 carte sfida numerate da 7 a 17, 10 carte fato, 25 carte dotazione, 5 per giocatore in 5 colori diversi. Quindi immagino numerate da 7 a 17 sono queste, poi le carte di vari colori, quindi sono le carte dotazione, insomma tutte le carte a seguire sono dentro questo mazzetto. Poi 20 dadi giocatore, 4 per giocatore in 5 colori diversi. Eccoli qua, i dadi.
Poi abbiamo 5 dadi della morte, questi sono quelli di colore nero. Poi 5 contadadi, uno per giocatore di colori diversi, 5 contadadi della morte, 5 indicatori sfida, ok, sotto di questi gettoni qua. Otto gettoni ricompensa oro, gettoni ricompensa argento e bronzo, una tessera mietitore, una tessera mano scheletrica, mano scheletrica, un tabellone salvezza, un tabellone sfida, una plancia tombe e questo regolamento. C'è tutto. La misura delle carte l'abbiamo detta. Il segnalino in legno. Bustine richiudibili in abbondanza per rimettere tutto in ordine. Non ci resta che giocarlo e recensirlo.